Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 33. Mi svegliai con un mal di testa allucinante. Kelly, Kelly, quanto mi manchi! Sembrava essere un film, ma era tutta realtà. Al solo pensiero di quello che ti è successo sto male. Andai in cucina a prendere un Oki, stranamente c'era Marta. Ma dove cazzo sei sparita? Affari miei. Cos'è? Non posso uscire? Devi chiedermelo. Te non ci sei mai per Sara. Non hai diritto di comandare, ok? E poi non è vero che non ci sono mai per lei. Ah no, non l'hai neanche aiutata quando ci eravamo appena trasferiti. Ti fai sempre i cazzi tuoi. Sì, dai, ora che mi importa di lei? Ho altri problemi in testa. Prese la borsa e uscì dalla porta di casa. La odio. Ora che l'ho vista, neanche un briciolo d'amore c'è in lei, solo odio. Presi finalmente Loki e andai a svegliare Esther per la colazione. Era ancora in uno stato di trance dopo sonno, quindi gliela preparai pure io. Stranamente, Sara non era ancora scesa per la colazione. Strano. Vabbè, dopo quello che è successo ieri, ma sì, dai, meglio che si riposi. Finita la colazione, portammo fuori i cani. Teo. È strano che Sara non è venuta a fare colazione. Boh, non saprei, magari è ancora sotto shock da quello che è successo ieri. Già, vero. Torniamo a casa a vedere come sta. Va bene. Che tenera. Si preoccupa per mia figlia, cosa che Marta non fa. Non ha mai fatto. Entrammo in casa, ma Sara non era ancora sveglia. Decidemmo di entrare in camera sua e...